Rinnovo il mio saluto a tutti voi, è bello vedervi, a vivere insieme questo momento. Saluto anche Don Vittorino che tra poco sentirete. Don Vittorino è un prete della nostra diocesi, è stato coadiutore a Cinisello Balsamo, poi a Milano in una parrocchia dei quattro evangelisti, poi è stato parroco al Gallaratese e poi è stato parroco a Brugherio, dove di fatto l'ho incrociato anch'io e l'ho conosciuto, e adesso è a Rugginello, quindi qui vicino a Vimercate. È una persona appassionata della Bibbia, che conosce bene la Bibbia, quindi ha una bella esperienza pastorale anche di cammino di fede, quindi sicuramente ci aiuterà a leggere bene i brani biblici che leggeremo e ci aiuterà ovviamente ad usare questa parola divina per entrare in noi stessi. Ricordo appunto che c'è un foglio da prendere. Mi permetto di dare un suggerimento per le altre volte. Ieri mi sono dimenticato di darlo agli avvisi, niente, lo do oggi, magari domani vi ricordate. Io consiglio di portare una penna per gli appunti, perché magari mentre parla Don Vittorino o anche mentre c'è silenzio viene da appuntare qualche parola, però ognuno deve sentirsi molto libero su questo, se la sente perché a lui o a lei fa piacere prendere appunti, porta la penna, se no pazienza. Adesso facciamo proprio qualche istante di silenzio e iniziamo la celebrazione dell'Ora Media, dove vivremo la predicazione e il silenzio di riflessione. O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Lode a te, Signore, Re di eterna gloria. L'inno dell'ora nona lo cantiamo insieme. Perpetuo vigore degli esseri, che eterno immutabile stai, e la vicenda regoli del giorno, nell'inesausto gioco della luce. La nostra sera irradia del tuo vitale splendore, premia la morte dei giusti col giorno che non tramonta. Ascoltaci, Padre pietoso, per Gesù Cristo Signore, che nello Spirito Santo vive e governa nei secoli. Amen. Ci sediamo. Il Salmo lo reciteremo in questo modo, le parti scritte in grassetto tutti insieme, mentre la parte con il corsivo la reciterà il primo coro, che è alla mia sinistra, mentre quello invece in italico lo reciterà alla mia destra il secondo coro. Assolvimi, Signore, dalle colpe di cui non mi avvedo. La legge del Signore è perfetta, primo coro. Rinfranca l'anima, la testimonianza del Signore è verace, rende saggio il semplice. Il timore del Signore è puro, dura sempre.
servizi del Signore sono tutti fedeli e giusti, più preziosi dell'oro, di molto oro fino, più dolci del miele e di un favo stillante. Anche dall'orgoglio salva il tuo servo, perché su di me non abbia potere. Allora sarò irreprensibile, sarò puro dal grande peccato. Insieme, gloria. Assolvi. Dal libro della Genesi. Disse allora il Signore: il grido contro Sodoma e Gomorra è troppo grande e il loro peccato è molto grave. Voglio scendere a vedere se proprio hanno fatto tutto il male di cui è giunto il grido fino a me. Lo voglio sapere. Quegli uomini partirono di lì e andarono verso Sodoma, mentre Abramo stava ancora davanti al Signore. Allora Abramo gli si avvicinò e gli disse: davvero sterminerai il giusto con l'empio? Forse vi sono 50 giusti nella città, davvero li vuoi sopprimere? E non perdonerai a quel luogo per riguardo ai 50 giusti che vi si trovano? Lungi da te il far morire il giusto con l'empio, così che il giusto sia trattato come l'empio. Lungi da te, forse il giudice di tutta la terra non praticherà la giustizia? Rispose il Signore: se a Sodoma troverò 50 giusti nell'ambito della città, per riguardo a loro perdonerò a tutta la città. Abramo riprese e disse: vedi come ardisco parlare al mio Signore, io che sono polvere e cenere. Forse ai 50 giusti ne mancheranno 5. Per questi 5 distruggerai tutta la città? Rispose: non la distruggerò se ve ne trovo 45. Abramo riprese ancora a parlargli e disse: forse là se ne troveranno 40. Rispose: non lo farò per riguardo a quei 40. Riprese: non si adiri il mio Signore, se parlo ancora, forse là se ne troveranno 30. Rispose: non lo farò se ve ne troverò 30. Riprese: vedi come ardisco parlare al mio Signore, forse là se ne troveranno 20. Rispose: non la distruggerò per riguardo a quei 20. Riprese: non si adiri il mio Signore, se parlo ancora una volta sola, forse là se ne troveranno 10. Rispose: non la distruggerò per riguardo a quei 10. Poi il Signore, come ebbe finito di parlare con Abramo, se ne andò e Abramo ritornò alla sua abitazione.
Bene, bentrovati, non ci conosciamo, ma quando Don Alessandro mi ha invitato qui ho detto ma speriamo di essere all'altezza dell'invito, no? Anche perché la responsabilità non è mai una cosa scontata. Prima cosa. Seconda cosa, la preghiera, il tema della preghiera è il tema su cui il nostro arcivescovo quest'anno ci invita a ritornare, a pensare, a metterla a fuoco, a guardare anche certe modalità, certe iniziative e quant'altro. Noi in questi tre pomeriggi, se continueremo a vederci e a sentirci, cercheremo di cogliere qualche spunto che spero, senz'altro viene dalla parola di Dio, non da me, ma spero io in quanto trasmettitore, diciamo così, spero possa aiutarci a riprendere la preghiera nella nostra vita di fede. E io dico sempre così, dico sempre, più che parlare di preghiere, noi dobbiamo parlare di preghiera. È una cosa differente. Sono distinte le due espressioni, preghiera e preghiere. È chiaro che la preghiera si esprimerà poi anche nelle preghiere, come del resto ne abbiamo appena ascoltata una bellissima e drammaticissima. Ma prima di tutto è l'atteggiamento. Con la Bibbia diremmo è il cuore, oppure io, oltre che noi. Come ci mettiamo davanti a Dio? E come di conseguenza ci diciamo e diciamo a Lui. Quindi capite che parlare di preghiera non si tratta di parlare di formule più o meno tradizionali che mi piacciono di più o di meno, o di impararne altre. Si tratta di, abbiamo appena iniziato il Santo Cammino della Quaresima, di lasciarci convertire nella preghiera. Ecco, io, se permettete una confidenza, cercando di riflettere, di meditare, di prepararmi un po' a questo primo incontro, oltre che agli altri due successivi, e ho trovato motivo di riflettere su come io mi metto davanti al Signore. Quando ero ragazzino andavo all'oratorio e quando il prete ci diceva andiamo in chiesa, e non, mi piaceva di più giocare a pallone, non è che fosse un momento, però nella mia vita di ragazzino c'è stata una grande educatrice della mia preghiera, la mia mamma. Mi ricordo era ancora a letto, alla mattina presto, facciamo il Signore della Croce. Diciamo le cosiddette preghiere tradizionali che senz'altro farete anche voi. E così la sera, quando magari mezzo addormentato, eccetera, dicevamo le preghiere. La cosa che mi ha lasciato mia madre, senz'altro è come dire il Padre Nostro, il Ti adoro, l'Eterno Riposo, l'Ave Maria, l'Angelo di Dio, il Gloria, eccetera. Ma per grazia di Dio mi ha, sì, con l'aiuto dello Spirito ovviamente, mi ha messo dentro questa relazione fondamentale. E adesso ripensando al mio passato mi dico, ma cosa c'è di più bello che pregare, che stare con il Signore, singolarmente, personalmente meglio e comunitariamente. Ecco, allora auguro a me, Don Alessandro ci ha già fatto gli auguri, davvero queste semplicissime riflessioni che vado proponendo davvero ci possono aiutare, ci possono far riflettere. E allora facciamo così. Questo brano che abbiamo letto ha dentro problemi mica da ridere da un punto di vista teologico, no? Il problema del rapporto giustizia, peccato, giusto, empio, e castigo di Dio, giudizio di Dio e quant'altro. Ecco, noi faremo una lettura, potremmo dire, come riecheggia all'ascolto, non, diciamo così, una lettura banale, però
senza addentrarci, io direi, in questioni che avrebbero bisogno tempo, competenza e quant'altro, che non abbiamo e che non ho. Come questa parola di Dio, che ci viene da questo dialogo tra Abramo e Dio, tra Dio e Abramo, riecheggia nel mio cuore, e cosa mi dice oggi, cosa ci dice oggi sul nostro stare davanti a Lui. Ok? Bene, detto questo, vediamo come una prima caratteristica del Dio di Abramo è un Dio che non è assente. È un Dio che ascolta, è un Dio che sente, è un Dio che scende per vedere. E quindi potremmo dire un Dio che è coinvolto pur nella sua santità, tre volte santo, dice la Bibbia, è coinvolto con la nostra storia. Non è un Dio che sta là, è un Dio, scusate se ripeto, che ascolta, che vede, che scende per vedere se ciò che sale a Lui corrisponde a realtà. E ciò che sale a Lui è il peccato di Sodoma e Gomorra. E qui entra in gioco il nostro padre, come lo chiama Paolo, padre dei credenti, Abramo. E Abramo incomincia. Il nostro indimenticato Cardinal Martini dice che più che parlare di preghiera, di intercessione di Abramo, occorrerebbe parlare di lotta e di penetrazione di Abramo nel mistero di Dio. Lo vedremo anche al terzo incontro. Se voi avete notato nell'ascolto, non è una preghiera come intenderemmo noi, è davvero un confronto, è davvero una lotta, è davvero, diciamo così, un rischiare di Abramo di fronte a Dio, un penetrare dentro nel mistero di Dio che ama, perché è il Dio della sua vita. Non dimentichiamoci mai, esci dalla tua terra e va dove io ti mostrerò, ti darò una discendenza. Qui abbiamo un momento drammatico della storia di Dio con Abramo e di Abramo con Dio. E il momento drammatico è rappresentato da questa lotta insistita di Abramo di fronte a Dio. E allora qui recuperiamo, e lo dico subito, una seconda dimensione della preghiera. La preghiera non è qualcosa di esteriore alla mia vita, in rapporto a Dio. Prima di tutto perché Dio non è fuori, diciamo così, e poi perché da questo Dio mi sono lasciato chiamare, coinvolgere, perché con questo Dio cammino nel tempo della mia e della nostra vita. Quindi pregare per Abramo, come ci appare da questa pagina, è dirsi un rapporto, una relazione. Non è un tirar giù Dio, e nemmeno non è un tentativo di... è un confrontarsi, è un lottare. Guardate, questo è molto importante. Direi che è quasi una delle cose, una caratteristica bella del pregare. La mia vita, la nostra vita, con colui che è il Signore della mia vita. Tireremo dopo qualche conclusione, anche se magari qualche volta l'anticipo. Abramo sta di fronte, parla, lotta con Dio
non per sé, ma per i giusti. E dove c'è questa, diciamo così, questo scendere di numero, 100 eccetera, fino a 10. Abramo si mette in mezzo, intercedere, mettersi in mezzo, facendosi carico dei giusti a favore di Sodoma. E qui, no, diremo alla fine, se non anticipo troppo. Chi è allora Abramo? Come ci appare? Abramo è l'amico di Dio. E Dio per Abramo non è un estraneo, non è uno che sta fuori, che bisogna tirar giù, che bisogna svegliare. È la presenza che conta della sua vita. E per questo Abramo insiste, fino alla sfacciataggine potremmo dire. Un'insistenza che potrebbe risultare invasiva, invadente. E invece qui si esprime il cuore di Abramo. Secondo, Abramo davanti a Dio si sente polvere e cenere. Pur dentro una relazione, diciamo così, affettiva e vissuta, ciò non toglie che Abramo perda la sua consapevolezza, polvere e cenere. E questo ci dà tutta la bellezza di una confidenza che osa, non puntando su eventuali meriti, forze o chissà quali promesse da fare a Dio, ma che conta sulla vicinanza di Dio. Perché questo Dio Abramo lo vuole conoscere, lo vuole amare profondamente, vuole penetrare sempre più nel suo mistero. Lui che è polvere e cenere. Una terza cosa. Abramo è responsabile davanti a Dio, si rende responsabile, per questo intercede, per la città, per i suoi. E qui abbiamo il grande tema dell'intercessione, cui accennavo già prima, che vuol dire fare un passo in mezzo, stendere le braccia come il crocifisso. Dio e l'umanità e questa situazione, questi problemi. E allora facciamo insieme qualche semplice considerazione. La prima, e qui mi sembra giusto l'invito di Don Alessandro Mari, se prendete nota, Mari, avete la memoria più forte della mia, ma se magari in modo tale che può servire dopo nel silenzio personale e nella preghiera succedente. La prima, davanti a quale Dio mi metto nella preghiera? In fondo, chi è il Dio della mia preghiera? Chi mi conoscesse come prego, che cosa direbbe del Dio della mia preghiera? Qui voi correte avanti subito e arrivate a Gesù, al Nuovo Testamento, al Padre nostro. Ma chiediamoci in maniera molto concreta, esistenziale direi, della nostra vita. Chi è il Dio che invoco? Che relazione vivo con Lui? Guardate, ciò che è decisivo non è come prego, anche questo ovviamente, ma chi è colui che prego. E chi è colui che prego ultimamente mi interroga sulla sua realtà presente nella mia vita. Faccio un esempio.
posso aver bisogno di qualcosa, vado da un amico, da un parente, al negozio, chi lo sa, cerco, busso, mi si dà, chiuso. No, la preghiera non è espressione di un bisogno dentro la mia giornata, la mia vita. La preghiera è espressione della relazione con Dio che mi tiene in piedi. Abramo senza questa relazione non sta in piedi prima ancora eventualmente di intercedere, di pregare. La vita di Abramo è una vita che dipende dalla chiamata e dalla promessa di Dio. È il Dio dei suoi giorni anche drammatici. Provate a pensare al capitolo 22 della Genesi, quello che noi diciamo di solito il sacrificio di Isacco, e dicono che bisogna chiamarlo in un'altra maniera, non fa niente. E Abramo si fida di Dio, sul monte Dio provvederà. Chi è il Dio della mia preghiera? E allora questa domanda ci porta al fondo. Com'è la mia fede? E la mia fede vuol dire come vivo, come cerco, come rispondo, come ascolto la sua parola. Abramo non è un disattento. Vive le situazioni della vita, però dentro questa relazione. Una seconda domanda potrebbe essere questa: ho paura o ho confidenza con Dio? C'è quella parola che dice: può una donna dimenticarsi del suo bambino? Se anche una donna si dimenticasse del suo bambino, io non ti dimenticherò mai. Ho confidenza. Mi apro a colui che mi conosce, che mi ama. Oppure vivo con una sorta di paura, di fare attenzione, una sorta anche di estraneità, Dio, io. Abramo ha confidenza, non perché se ne sta sulle sue e sta attento, ma una confidenza che lo porta a lottare con Dio. A mostrare il suo volto. Certe volte si dice, ma oggi ho pregato bene, perché magari mi sono un po' infervorato, perché magari, non so se è una celebrazione comunitaria, i canti, eccetera, eccetera. Qui Abramo non sta pregando bene nel senso che sta pregando bene perché c'è dentro tutto lui. Si misura con Dio, grida con Dio, invoca. La preghiera non è bella se mi sento infervorato, oppure certe volte dice non mi viene fuori niente, sono freddo o fredda, non riesco a pregare. E ma anche lì bisognerebbe chiedersi ogni tanto, ma cosa intendo io per pregare? Così intendo che la preghiera ho pregato bene oppure non sento niente. Quante volte avverto, incontro questa espressione, non sento niente. Quasi che il sentire fosse la verifica buona, in questo caso, del pregare. Ma non è assolutamente vero. Lo vedremo nel terzo incontro, Gesù al Getsemani suda sangue. Ed è la preghiera più vera quella lì, che poi culminerà sulla croce. Ho confidenza, avere confidenza vuol dire che a Lui mi posso aprire, posso dichiararmi, posso dire quello che passa dentro di me, nella certezza che Lui mi ascolta.
bella la confidenza. Quando si ha confidenza con una persona, non ci si stanca, ci si apre. Ci si apre sempre di più. E che bello potersi confidare con una persona di fiducia. È bello. Potersi confidare con Dio. Che grazia. Lo dicevo prima, quando io pensavo alla mia fanciullezza e il prete o chissà, o la catechista mi faceva pregare, sì, pregavo, va bene, però mi piaceva di più il pallone. Meno male che lo Spirito Santo e i miei educatori mi hanno illuminato. Pregare è l'espressione bella della vita. Una terza cosa, unita ovviamente alle prime che ho detto, con quale cuore prego? Prego perché devo dire preghiere, andiamo a pregare. Prego con abitudine, ho sempre pregato così. Magari il nostro vescovo ti dice, prega un po' con i salmi, ho sempre pregato così, con quale cuore? È un cuore che ama? È un cuore che si lascia educare dallo Spirito, come dice l'Apostolo Paolo, che prega con gemiti inesprimibili dentro di noi? È un cuore vivo, palpitante? Oppure è un cuore che più o meno stancamente ripete le parole di sempre. Adesso esagero un po' tanto per farci capire. Ho in mente una pagina di una lettera del nostro Cardinal Martini sulla comunità che era adunata nella preghiera liturgica dell'Eucaristia e diceva, se uno entrasse nelle nostre assemblee, che cosa avvertirebbe? Avverte una comunità che è lì col cuore o che è lì in qualche modo. Certi amen, certi canti, certi Padre Nostro, certi... Questo ho detto anche noi preti, che siamo alla presidenza. Una chiesa che prega col cuore è una chiesa che attrae, che fa vedere la bellezza della preghiera. Una chiesa che prega con stanchezza ha il cuore stanco e non attrae. Provate a pensare, la preghiera per eccellenza si dice l'Eucaristia domenicale. Noi ci troviamo a far sempre la stessa cosa. In alto i nostri cuori sono rivolti, rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. Il sacerdote incomincia, è veramente cosa buona e giusta, ringraziare Dio per che cosa? Per il grande dono che ci ha fatto, Gesù. E a seguire altro. Ma io prete, noi, con quale cuore diciamo quel grazie? Celebriamo quel grazie. Si potrebbe andare avanti. Quarta cosa, provate a pensare, Abramo intercede, si fa carico di una situazione rispetto alla quale avrebbe potuto dire non c'entro. Cosa vuol dire per noi intercedere? Capita certe volte, magari si va a qualche pellegrinaggio, si va a messa, eccetera, ricordati di me, prega per me, di un'Ave Maria per me. Guardate che la preghiera di intercessione, almeno parlo per me, è la preghiera più dolorosa. Perché significa farsi carico della situazione
di quella persona o di quelle persone o di quella città o del nostro paese o della pace nel mondo, per dire. Cioè non è un mettere lì qualche preghiera, chiuso. Vuol dire farsi carico e portare davanti a Dio quella situazione che mi è stata affidata, che faccio mia e che diventa intercessione. Dire un'Ave Maria, diciamocelo con franchezza, si fa in fretta. Mi sono ricordato di te, ho acceso il lume. E allora? Il vero intercessore è lui, e noi con lui. Ma farsi carico, guardate che non è facile, perché uno potrebbe dire, c'ho già le fatiche della mia, c'ho già le mie sofferenze e adesso mi devo far carico. Ma questa è la prima intercessione. Non è un dire una formuletta per chiuso il discorso. L'intercessione, poi, vuol dire mettersi nel contesto della vita della comunità ecclesiale o sociale, non passando accanto. Faccio un esempio. Molto spesso, soprattutto gente della mia età, anziani, è facile guardare e lamentarsi. In che mondo oggi il Papa, la Chiesa, i giovani, e chi più ne ha più ne metta, chi non si lamenta. Ma io mi faccio una domanda. Ma l'atteggiamento vero del cristiano in merito alla preghiera non sarebbe quello di intercedere? Facciamo un esempio. I nostri politici di ieri, di oggi, di domani. Ci lamentiamo tutti. Ma San Paolo dice di pregare per loro, di intercedere per loro. E intercedere vuol dire, scusate se ripeto, farsi carico, non passare come un giudice più o meno implacabile e la cosa non mi tocca più di tanto. Quando noi celebriamo l'Eucaristia, intercediamo con Gesù morto e risorto, preghiamo per la Chiesa, per i defunti, per tutti, in Cristo, con Cristo e per Cristo, per tutti, ma uniti a Lui però, e non dire quell'amen così, perché bisogna dirlo. È l'amen che dice che io ci sono dentro con Cristo. E allora voi capite immediatamente come cambia allora il pregare. Se la vita, la mia e quella degli altri, non mi è estranea. E penso che, e non è una mia invenzione ovviamente, che la Chiesa, che i cristiani, più che mai, noi viviamo oggi, diciamo oggi, siamo chiamati a convertire il nostro stare nella Chiesa e nella società tutta, facendoci intercessori, non perché più bravi degli altri, ma perché in Cristo, con Cristo e per Cristo, ci uniamo a Lui con la nostra vita, perché questa situazione, eccetera, eccetera, sia una situazione visitata dal suo spirito, dalla sua misericordia. E allora vedete che siamo chiamati, per esempio, dicevo, a passare dal lamentarci all'intercedere. Abramo non sta lì a dire, davvero sono dei disgraziati quelli di Sodoma e quelli di Gomorra, meriterebbero l'inferno, meriterebbero il castigo di Dio. Ci sono anche oggi cristiani che parlano del castigo di Dio. Abramo. Ci toccano le situazioni degli altri o ce ne laviamo le mani? La mia mamma,
quando ero ragazzino e in paese si sentiva la sirena dell'ambulanza, mi diceva: diciamo una preghiera per quella persona là. Anche voi, no? Diciamo una preghiera. Oppure è morto qualcuno, vedi i fogli esposti, terremotati. Abbiamo il mondo intero, ripeto, non perché siamo bravi, ma perché uniti a Lui vogliamo che davvero la storia dell'umanità sia visitata dalla misericordia di Dio. Bene, ho terminato. Ci lasciamo 15 minuti di silenzio. Se qualcuno tra noi volesse passeggiare nel giardino della casa parrocchiale, il cancello qui alla mia destra è aperto, quindi può accedere al giardino della casa parrocchiale e stare lì all'aperto a pensare un po', oppure si può tranquillamente sostare qui in chiesa. Ci diamo 15 minuti di tempo, ripensiamo un po' a quello che abbiamo ascoltato, magari rileggiamo personalmente il brano biblico che Don Vittorino ci ha fatto gustare e poi lasciamo che lo Spirito Santo ci dia i suoi suggerimenti.
Iniziamo. Purifica il tuo cuore dalla malvagità. Purifica il tuo cuore dalla malvagità, perché tu possa uscirne salvo. Io sono il Signore che agisce con misericordia, perché tu possa uscirne salvo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Purifica il tuo cuore dalla malvagità, perché tu possa uscirne salvo. Donaci, o Dio onnipotente, di rinnovare con propositi di vita austera il nostro impegno cristiano nella lotta contro lo spirito del male. Non ci manchi per tua grazia il coraggio di rinunce salutare. Per Cristo nostro Signore. Benediciamo il Signore. Rendiamo grazie a Dio. Qualche comunicazione? Beh, innanzitutto grazie davvero della vostra presenza e della testimonianza di fede che ci siamo dati reciprocamente, grazie a Don Vittorino che rivedremo domani e mercoledì. Rinnovo l'invito a considerare la possibilità di portare proprio una penna per appuntare qualche frase, qualche parola, anche qualche intuizione. Ascoltando Don Vittorino mi veniva quasi da suggerire per quest'oggi un esercizio concreto, magari questa sera sul finire della nostra giornata, magari proprio tenendo tra le mani un piccolo crocefisso, magari il piccolo crocefisso del rosario o un crocefisso che abbiamo a casa, snocciolare i nomi delle persone o delle situazioni per cui vogliamo intercedere. Ecco, questo è un piccolo esercizio che mi veniva in mente ascoltando la riflessione di Don Vittorino. Prima di concludere con la strofa di un canto, due comunicazioni, annotatevi due date. La prima data è venerdì 10 marzo, in oratorio alle 21, chi lo desidera potrà trovarsi e semplicemente dialogare sull'esperienza degli esercizi spirituali di quest'anno, per cui se ne abbiamo la possibilità, se ne abbiamo la voglia, l'intenzione, se riteniamo che è opportuno per il nostro cammino di fede, possiamo trovarci insieme anche con quelli che scelgono invece di vivere la predicazione di questa sera, semplicemente per scambiarci impressioni, magari qualche intuizione, qualche domanda e magari al sottoscritto anche qualche consiglio, suggerimento per il prossimo anno. La seconda data che vi invito ad annotare è il venerdì 24 marzo alle ore 21, sempre in oratorio, avremo tra noi la signora Gemma Calabresi che ci porterà la sua testimonianza di fede, che ci permetterà di sentire il respiro del perdono, ma nella sua testimonianza, nel suo racconto, sono sicuro ci farà sentire anche il respiro della sua preghiera e quindi raccoglieremo anche da quella testimonianza impressioni sul tema della preghiera. Concludiamo questo primo pomeriggio con la prima strofa del canto Tu sei la mia vita. Tu sei la mia vita, altro io non ho, tu sei la mia vita.